acquistare beni o servizi attraverso uno strumento di scambio. Quindi non fu, questo qui non è il ragionamento valido. No, allora per l'occhio,
Noi ovviamente l'abbiamo fatta simile a quella ufficiale, diciamo, dello Stato italiano, ma la cosa importante è che questa cambiale, e poi entriamo nel merito un po' più complicato, diciamo più complicato, purtroppo il bene e le risorse e i vantaggi si ottengono con grande sacrificio, anche imparando delle cose eretiche. Allora, la cambiale, per essere un titolo al portatore, deve essere compilata in ogni sua parte, quindi ci deve essere la data di emissione, la data di scadenza, il nome del trattario, il nome del traente, dove va pagata la cambiale, il momento della scadenza, l'importo, eventualmente la girata di avallo, eccetera. Sono 10 elementi che vanno compilati per avere, diciamo, la correttezza dell'immagine, la correttezza della funzione ufficiale della cambiale. Ma nel caso specifico della cambiale sociale, noi di Alfa Mediterranea l'abbiamo volutamente dividere in due grandi categorie. La cambiale, perché ci sono alcuni punti importanti della vita sociale ed economica che la gente non capisce e non si rende conto della insensatezza, incongruenza, non congruenza, diciamo così, delle varie fasi della vita. Adesso vi faccio un esempio. Voi lo sapete tutti quanti, comprate la macchina nuova dal concessionario, vale 20.000 euro. Il giorno dopo, anche se non l'avete manco graffiata, ma l'avete lasciata in garage, l'avete messa lì col camioncino, portata sul quattro ruote del camion, manco l'avete messa in moto, il giorno dopo la volete rivendere, vale il 30-40% in meno, giusto? Passa un anno, passa 2, 3, 4, 10 anni, non vale più niente, vero? Allora voi vi dovete spiegare, voi andate a comprare la macchina tramite la finanziaria. La finanziaria vi dà i 20.000 euro dal concessionario. Quei 20.000 euro, dicono che il tasso, il tubo, eccetera, cambiano a secondo del periodo storico, eccetera. Ma comunque oggi, diciamo, attorno al 5% l'anno, no? Per cui, quello che avete comprato 20.000 euro ieri, oggi vale 16.000, per la banca vale sempre, la finanziaria vale sempre 16.000, ma l'anno prossimo ne vale 17, l'anno prossimo ancora ne vale 19, l'anno ancora dopo ne vale 23, l'anno dopo ancora 35, perché funziona in una scala esponenziale, ovviamente, no? In base 3, in base 5, in base a quello che volete. Quindi quello che da una parte muore, l'altra invece diventa iperbolica. Non funziona. Non è così che funziona. Perché questo poteva ancora andare bene nel 1944 o 71, quando ancora c'era il gold standard applicabile. Per cui diceva sì, io ti ho prestato dei soldi, però i soldi non svaniscono nel nulla, anzi incrementano, anzi bisognerebbe andare anche con le quotazioni di borsa, ma facciamo conto che le quotazioni di borsa non esistano. Purtroppo, da una parte il valore scende e scema a zero nell'arco di 8, 5 anni, 3 anni, a seconda del valore che quando voi fate dare la predica e la litania per il morto che di cui ricorre la data di estinzione, gli date 100 euro o 200 euro, quanto dura? 10 secondi? Un mese? Un secondo, un minuto, cioè poco, molto poco, e quella cosa è durata 10 minuti e avete pagato 100 euro. Quindi è stata fatta e si è immediatamente estinta, non c'è più. Lo stesso vale per qualunque altra cosa. Facciamo conto, che ne so, un tacchino, comprate il tacchino, ammazzate il tacchino, fate il festone, la festa col tacchino. Domani non c'è più, oppure avanza per due o tre giorni e a un certo punto il tacchino finisce. Però avete comprato un tacchino che è valso, non so, 50 euro, e quei 50 euro producono un debito pubblico che poi paghiamo tutti, anche se non personalmente, capito? Quindi
dicotomia assoluta di pensiero fra quello che devi avere e quello che devi dare. Non funziona così. Nel mondo contadino, quello che diceva prima di questa cosa qua, uno andava a lavorare. Allora io abitavo in campagna, i miei erano contadini, c'era un'usanza che era molti millenaria, che quando c'erano da fare lavori pesanti, importanti, ci si riuniva nel vicinato, tutti il vicinato dava, ogni famiglia dava una, due, tre persone a secondo di quanto era attesa sta famiglia, e concedeva questa forza lavoro per fare dei lavori a casa tua prima, poi a casa dell'altro dopo, e così a rotazione. E non c'erano soldi che giravano, non giravano interessi, semplicemente tu venivi a lavorare a me a gennaio per piantare le barbabietole, io venivo a lavorare da te a dicembre dell'anno successivo per piantare le carote o trebbiare il grano l'anno successivo. Non è che tu dici, ma io, sai, io sono venuto a gennaio del 2021, nel frattempo che tu nel 2022, ad aprile del 2022, sono passati 15 mesi, 13 mesi, mi devi dare gli interessi dei 13 mesi di una giornata di lavoro. È chiaro? È solo con l'avvento del mondo attuale, del mondo capitalizzato attuale, che esiste questa follia. A interesse delle banche, ovviamente, non dei cittadini. È ora di finirla. Infatti, la cambiale sociale ha preso anche questa funzione. Cioè, la cambiale sociale deperisce del 2% al mese, in modo che dopo 4 anni non vale più nulla. Come le cose che si sono e si sarebbero comprate con qualunque altro sistema, con qualunque altro tipo di prodotto. È chiaro il concetto? Mi capite? Quindi cominciamo a riallineare riallineare i concetti e i comportamenti che siano validi per tutti i cittadini, non per qualche categoria sì e per qualche categoria no, e per la massa meno che mai. È chiaro il concetto? Ecco dove bisogna cominciare a intervenire, quindi su qualcosa che è fuori dall'ordinarietà, dall'ovvio, dall'accettato accademicamente. Non so se è chiaro il concetto. Cioè bisogna cominciare a pensare in maniera eretica, in maniera completamente fuori dai dogmi. I dogmi sono fatti per essere annientati. Abbiamo visto infatti che ci dicono che possiamo decidere se siamo maschio o femmine, questo per principio è un aspetto tesoro caro. Se tu mi dici che sono annientati, siamo arrivati a questo, questo è un altro discorso. Cioè, ci stanno che fa parte tutto dell'insieme. Ci stanno diciamo permettendo di fare qualcosa che è assolutamente ininfluente nel loro business, per distorcere e deviare l'attenzione dagli argomenti più gravi, più interessanti, più importanti. Per chi lo fa di professione, il suo lavoro diventano soldi anche questi, e tutto diventa soldi. Sì, ma quindi comunque ci sono degli aspetti che vanno cambiati, perché questi sono deleteri per il sistema stesso. Il sistema sta includendo per queste diciamo, incongruenze, divergenze di accezione proprio rispetto ad un argomento e rispetto ad un altro. Cioè ormai bisogna cominciare a pensare in maniera concreta, in maniera palpabile. Quindi questa cambiale perde il 2% al mese, finché al 48esimo mese vale nulla. Poi qualcuno non è necessario che voi sappiate come funziona il back office, cioè la parte diciamo invisibile o non appariscente del sistema. Quello è una cosa che può interessare, deve interessare ovviamente a chi poi farà
diciamo, sarà controllore, perché ci saranno dei controllori di questa, diciamo, emissione spontanea, perché un'altra cosa da dire è che l'emissione è personale, ciascuno può emettere nelle modalità che ritiene più opportune quel limite di 1000 euro al mese che è stabilito convenzionalmente, in modo che sia equiparato il vantaggio di ciascuno in maniera equilibrata. E quindi questo vale per i cittadini nello scambio fra cittadini e cittadini. Viceversa, c'è quell'altra grande settore, cioè quell'altro grande settore di utilizzo della cambiale sociale, che è quella che noi abbiamo chiamata cambiale privilegiata, e cioè quella che va utilizzata nello scambio business to business, cioè azienda con azienda. Lì ovviamente il discorso è diverso, perché i tempi di ammortamento sono diversi, ci sono dei cicli contabili diversi, e quindi vanno gestiti in maniera abbastanza analoga, perissequa, diciamo così, rispetto a quella che è la norma attuale ufficiale. E cioè esistono già, e noi non abbiamo inventato niente anche in quel caso, ma sono, diciamo, scaturite da una serie di sviluppi successivi anche a livello legislativo, che sono, diciamo, iniziati tra il 1980 per poi culminare nel 2001-2002, che permettono ai circuiti di aziende, facciamo conto che noi siamo tutti titolari di azienda qua, le aziende fra di loro da una ventina d'anni possono scambiare le merci non seguendo gli stessi procedimenti di un'azienda normale, ma avendo delle contabilità di compensazione, di interscambio fra aziende. Facciamo conto che, non so, lei produce cemento, lui lo commercia, magari, che ne so, la signora ha una ditta di autotrasporti, quindi tutti hanno qualcosa a che vedere in questo schema, e quindi queste associazioni anche diverse, anche chi vende sanitari, quell'altro che ne so, vende pneumatici, quell'altro che fa sperimentazione, sì, fa questa diciamo circuitazione di triangolazioni tra le varie società associate, per cui alla fine del mese si fa questa compensazione in bilancio, a chi deve dare, a chi deve ricevere da, e poi rispetto però alla compensazione mensile di interscambio, che oggi ovviamente si fa con denaro contante o comunque denaro a corso legale, nel caso nostro si fa con le cambiali sociali, che a quel punto ovviamente non si deprezzano del 2% a mese, ma rimangono inalterate, però senza avere interessi usurari, quindi rimangono, non so, 1500, 10.500 euro oggi, rimangono 10.500 per conversione anche fra 3 anni. Queste vanno a zero nel corso degli anni, queste altre invece, diciamo, a carattere diciamo, ufficiale per quello che riguarda le aziende, diciamo, che noi abbiamo definito privilegiate, non svaniscono, non diminuiscono, ma neppure si accrescono. E alla fine della loro vita, a 5 anni, perché queste vanno a 5 anni, automaticamente vengono replicate e rinnovate per altri 5 anni, quindi non vanno in pagamento mai, diventano una moneta complementare a tutti gli effetti. Beh, stiamo detto di... è questo il concetto. Per quelle domande che volete. Allora, come pensi di diffondere questa modalità? Vieni più vicino, se parla forte.
sì, di diffondere questa idea, questa modalità, e poi comunque resta che le tasse, l'energia, eccetera, certo, li paghiamo con moneta. Allora, quindi non è intanto, che risolviamo. Intanto una cosa che pochi sanno è che Equitalia si può pagare. Serve a dare respiro un po' all'economia del Equitalia, volendo, sì, si può pagare anche con delle cambiali a 5 anni. Ma poi i cambiali, quelle che facciamo noi, questo, o quelle. Questo lo facciamo, quelle normali. Però se vai in esecuzione la cambiale. Intanto non è 5 anni che tu puoi lavorare senza avere troppi macini sul collo. Non mi sembra. Sì, no, cioè una. E se c'hai 5 anni, c'hai 5 anni. Ma un piccolo salvataggio. Queste qui sono a 5 anni, ma quelle a 2 le ha detto. Ah sì, l'esattezza sono 120 rate, sono quindi, quindi sono 6 anni. Però quelle lì valevano 2, no? Quelle che lo Stato italiano accetta, no? Quelle là, quelle gialle, no? Sì. Che sono quelle che lo Stato italiano accetta, valgono 2 anni, hai detto? No, queste no, non sono quelle che accetta lo Stato italiano. Queste sono le cambiali sociali. Ah, allora quelle che. È una cosa diversa dalle cambiali ufficiali. Questo gira tra quelli. Queste che perdono il 2% del valore al mese, quindi non accetta lo Stato italiano. Le accettiamo noi cittadino con cittadino. Sì, ma per pagare le tasse, come diceva lei, quelle non possono valere. No, assolutamente no. Non è che ho la panacea per tutti. No, perché hai detto che almeno però passi 5 anni senza pagare la cambiale quella. No, se tu hai una cartella esattoriale in arrivo, hai una cartella esattoriale in arrivo e Equitalia ti manda questa cartella esattoriale, tu la puoi pagare con l'estensione fino a 120 metri. Per legge, non te lo dico io, 120 metri, cioè 10 anni. 10 anni. Ho capito, con la cambiale? Sì, però no, con le cambiali normali che tu compri dal tabaccaio. Quella è dello Stato. Ma quelle che stanno sul tavolo, quelle sono quelle del tabaccaio. Capito? Sì, ecco, quella, ecco, questa è quella del tabaccaio. Sì, ma non lo sapevo che no. È chiaro il concetto. Comincia a, diciamo, a presentarsi un po' di diverso orizzonte. Scusa, noi evitiamo un certo numero all'interno di una comunità, un paese, all'interno di un paese dove c'è un, chiamiamolo PIL, questa parolaccia che chiamiamolo PIL, prodotto interno lordo. C'è una massa di prestazioni, merci, beni e servizi che vengono effettuati all'interno di questo paese. Io prendo una cambiale, un certo numero di cambiali per un certo numero di cittadini, come hai detto 1000 euro, no? E acquisisco fino alla concorrenza di 1000 euro per cittadino queste prestazioni, merci e beni e servizi. Alla scadenza di queste, questa cambiale c'è una scadenza, non la soggettiamo a fondo di Stato, perché questa cambiale, anziché essere pagata, viene rinnovata. Questo non ci viene. No, allora, queste si deprezzano del 2% al mese, quindi quando arriva al quarto anno non c'ha più nessun valore, è zero. Sì, si nullifica. Sono 48 mesi, due. Annullo la cosa. Questo non è che l'ho inventato io, l'ha inventato Silvio Schessel, capito? Ma queste sono quelle là della Convenzione Internazionale. Silvio Schessel è stato uno dei grandi economisti del 1900, del 1800 inizio. Ma tu sei di Alba Mediterranea? Sì. Ma capito? Ma c'è stato un capito? Sì. La cambiale sociale, qua, quella che utilizzi per pagare un cittadino privato come te, quindi i servizi che tu compri da un cittadino, prodotti, mancati, eccetera, da un cittadino, come cittadino, lo paghi con questa cambiale sociale che è depressa del 2% al mese. C'è un demuraggio, diciamo, capito? Questo demuraggio va a concludersi dopo 4 anni, per cui diventa nulla. Viceversa, se tu sei un'impresa o professionista che c'ha una partita IVA, che c'ha una contabilità, eccetera, deve utilizzare la cambiale sociale privilegiata che non scade mai, ma dopo il quinto anno, per un sistema che poi spiegheremo magari in altro modo, viene rinnovato continuamente e tu non la paghi mai. È chiaro che dovrai pagare le tasse, perché il fisco comunque lo ha pagato, l'energia va pagata e altre cose. E le garanzie? Ah, però l'energia no.
Energia no, perché ci sono 16.775 più o meno aziende energetiche elettriche, lo sapete? Sì, sì, lo so. 16.700 circa. Che metti d'accordo con loro, con uno di loro non paghi neanche più l'energia con i soldi, ma paghi quello che abbiamo. Sì, sì, no, è il circuito che può funzionare. Perché fino adesso che sono anni che tu lavori su questo concetto? Perché la gente non capisce e non crede. Oh, adesso che la gente comincia a essere morsa dai cani della salutazione, dagli orsi, dai lupi della salutazione, a questo punto la gente comincia ad andare a vedere, che ne so, anche ultimamente hanno presentato un'altra moneta qua proprio, due o tre mesi fa. Metodica, una cosa del genere. Monetica. Che però dovevi pagare in euro per entrare, perché se no dovevi comprare 150 euro, dovevi, chissà che fine avevo facendo quei 150. Qui non devi pagare niente. Non devi pagare però niente. Però quel 2% di svalutazione va, presumo che sia un pagamento. Cioè che si svaluta. Ma no, ma questo te la regaliamo, noi te lo regaliamo. Ho capito, ma dici che però ogni mese si svaluta del 2%. Ma che ti si svaluta? Se te lo regalano. Se te lo regalano che vuoi anche che... A cavallo donato non si guarda in bocca. No. Ecco, lui è il famoso cavallo che trovi a donato. Esatto, abbiamo difficoltà a entrare nell'ordine di idee. Diciamo così, che in realtà quello è un modo per poter indurre a farne uso. Ok, sì. Perché se tu non lo usi... Se non lo usi finisce lì. Finisce lì. Sì, sì, sì. Non è che ti faccio pagare. Allora l'iscrizione annuale. L'iscrizione annuale al circuito costerebbe 100 euro. Però i 100 euro te li diamo noi. Te li diamo noi con una cambiale sociale. Gratis. E tamore abbiamo delle cose gratis, abbiamo una difficoltà enorme. Se stasera ci dai qualcosa, sono sempre soli. Se volete, vi do un po' di cambiare il giornale. Sono sempre soli. Possiamo prendere. Allora, Andrea, prendi la cambiale. Prendi la cambiale, non mi serve. Grazie. Non serve più. L'unica cosa che potreste pagare stasera sono i miei libri in euro. Se li volete, perché io l'ho pagato al tipografo. Questi libri qua andrebbero, i miei libri andrebbero pagati almeno 50 euro, perché queste sono 250 pagine in carattere 10 e con qualche centinaio di immagini a colori. Capito? Andrebbe almeno 50 euro, lo vedo, il costo del tipografo, anzi il tipografo mi chiede 22-23. Capito? E qui, questa è la maglietta della cambiale di Stato. Ecco, queste sono le cambiali che sono andato io un po' di anni fa, attorno al 2009, proprio quando ho messo in piedi la questione, in giro per tabaccai che mi volevano far pagare il bollo, e io gli ho detto: guarda che se io chiamo i carabinieri e faccio leggere il testo della legge, mi fai i miei regali o no? Me l'hanno regalato tutti. Ah, quindi lo sapevano anche loro? Lo sapevano. No, non lo sapevano, ma io ho fatto leggere il testo della legge. Ho detto: chiamo i carabinieri o ma dai. Allora questo quant'è 100 euro? Quanto avevo chiesto? Per 2009. 2900 euro? No, non ho capito. Quanto avevo chiesto per... No, che ne so, 100 euro, 2 euro, 50 euro, non lo ricordo più. Ah. Parliamo del 2009. Me ero incavolato un bel po'. Perché, fra l'altro, appunto, ci sono una serie di leggi, non è solo la Convenzione internazionale, ci sono una serie di leggi che poi sono state emanate nel giro dal 1933 in poi. Fino al 2011, le ultime sono del 2011, del tutto illegali, incostituzionali. Però il potere tanto sa che comunque gli italiani sono un popolo di pecoroni che non capisce niente. Parlava lui del 60% di analfabetismo comportamentale. Una domanda. Allora,
successo lui, ma che è successo dal 2009 al 2022, che è successo? Com'è che nessuno non è mai andato in porto questo progetto? Perché? Perché io da solo non lo posso fare, se non c'è qualcuno che mi dà la mano, che mi contribuisce nel tempo, nelle sue diciamo, professionalità, disponibilità e quant'altro, e poi un certo numero di partecipanti al circuito, il circuito non parte. È inutile farlo partire monco, non c'ha senso. E siccome ci tenevo alla mia creatura, ho voluto aspettare tutto il tempo che serviva. Tra l'altro, ecco, questo è un libro che un altro libro che non ho pubblicato, ma l'ho usato come vademecum, in cui ci sono tutta una serie di dispositivi e di strumenti che servono per commercializzare la cambiale sociale e con tutta una serie di possibilità di lavoro, anche di rappresentanza, di istruzione, di educazione, eccetera, come appunto dicevamo con Guido, in cui si va in giro per le aziende in particolare, che le aziende sono professionalmente portate a questo tipo, a dire guarda che c'è questa possibilità per cui tu puoi creare questa zona di scambio, di interscambio, non c'è, le tasse vengono decurtate perché non c'è più il passaggio di volume che ci sarebbe nel regime normale, eccetera. Vai a spiegare, come vai a spiegarlo alla gente se c'ha altri interessi e non capisce neppure di quello che serve? Che, voi avete visto la difficoltà che c'è di cercare di smaltire il cervello, è quello che subisce di più la fatica di cambiare, è l'organo di più che è inamovibilmente statico nei propri convincimenti, ed è la fatica che ciascuno di noi deve fare maggiormente, è proprio quella di cercare di modificare se stesso andando all'origine del pensiero. Scusa, dicevi? Volevi parlare? Cioè quella. È rimasto senza parole, non nulla da dire. Allora io invece voglio questo, come si chiama lì, questo cambiale. Allora, visto che ci dà le cambiali gratis, ha detto che ci dà 100 euro di cambiale gratis, 1000 euro, addirittura 1000. Allora, queste sono cambiali sociali, eccole qua, quante ne volete? Allora, quanto vale questo? Niente, queste sono in bianco. Allora, se io scrivo sopra 100 euro mi porto via il libro, va bene? No, no, perché se non te ne spettano 5, perché ogni libro sono 10 euro. Ah. Io questo l'ho pagato in euro, quindi devo avere euro. Ho capito, ma noi paghiamo tutti in euro, questo è il problema, non soltanto questo lei. Ma no! Questa è la questione. Allora, faccio un esempio. Fai conto che tu c'hai, non so se c'hai del terreno, c'hai un terrazzo, c'hai a casa un terrazzo? Allora, nel tuo terrazzo tu pianti 10 piante di pomodoro, hai dato qualcosa a qualcuno? Ho dovuto pagare, allora, i semi ti verrebbe di regalo io. Una pianta di pomodoro fa circa 250 milioni di semi, una, quindi il seme del pomodoro non costa niente. Fai conto che te lo regalo io. La terra e l'acqua le pago io? No, la terra no, perché tu vai al giardino pubblico se vuoi, o vai nel primo, la prima banana che vedi, trovi la terra che vuoi, non è a pagamento. Quindi, è tutto gratis. Dopo 3 mesi ti arrivano 10 kg di pomodoro, esagerando, diciamo 3 kg, va. Valgono 10 euro, diciamo 10 euro, va. Ok? Tu quei 10 euro li puoi vendere a lei, no? Se lei ti fa una cambiale 10 euro, tu hai pagato qualcosa? No. No, quindi glielo puoi dare perché tu non hai avuto il tuo cespite in pagamento in un'altra divisa, nel senso che non è che hai pagato in euro, in franchi, in marchi, in corone, eccetera, ce l'hai lì, quindi a te non è costato nulla produrli, tranne il tuo tempo, e lì lei lo può, proprio a quel punto giustamente e correttamente ottenere. Viceversa, se tu avessi pagato in una divisa che ci aveva un altro valore, per una legge degli scambi monetari che non ti sto a dire, tu gliela devi riconoscere quel valore lì, in quella divisa lì, capito? Ecco il perché tu non mi puoi pagare
con una cambiale i libri che io ho pagato in euro. Ci sono delle prestazioni a parte i pomodori che comunque io ho detto i pomodori che posso dire qualunque, io a caso ho 3.000 metri di terreno, coltivo quello che mi pare e non devo dare niente a nessuno. Viceversa, se viene lei e mi dice ti do una cambiale da 10 euro dammi un po' di verdura, io gliene do anche per 20 euro al limite. Capito? Sì, 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 ho capito. Però non è che tutta, nell'agricoltura si può fare effettivamente così, anche con delle eccezioni, vabbè, nel senso che fare tasse chi ha un terreno le deve pagare in euro, eccetera. Però in altre prestazioni non sono suscettibili di essere migliorate, anche se il libro no. Ma io non ho mica detto che è la panacea di tutti i mali. No, ma dobbiamo organizzarci. Ma lo stesso vale per tutte le monete complementari che immagini. In Germania ci sono circa 300 monete complementari. Posso parlare anche soltanto delle monete attuali. Tu stai pagando un euro, la stai pagando comunque una moneta a debito, non una moneta a credito. Quindi tu ci stai già pagando gli interessi. La maggior parte della gente non lo sa questo. No, no, io lo so e sono d'accordo sul fatto che fanno il circuito. E invece noi stiamo parlando di un discorso che si chiama cambiale sociale, che non è una moneta a debito, ma è un titolo portatore di valuta a credito, viene dato sulla fiducia. E quindi è quello già il concetto rivoluzionario. Cioè solo quello la gente, perché non lo accetta, perché non è una consuetudine, perché la consuetudine di noi qual è? Quella di utilizzare l'euro e aver accettato l'euro, ma è il nostro sbaglio fondamentale. È quello che ci sta portando la volontà. Se qualcuno vuole quello di cambiare il giacca, ci facciamo dire quante ne volete. Però noi non abbiamo aspetto ascoltare, non ci siamo voluti informare. Il problema principale è la disinformazione e la consuetudine sbagliata. Poi ci hanno fatto diventare una qualità. Quindi il concetto di fiducia fa fatica ad essere accettato. Per quello che si è fatto un servizio, ma ci credo possiamo pure fare una cambiata di esempio. No, della signora che parla. Allora, nelle cambiali fiscali perché la maggior parte della gente sì, queste sono queste ordinarie al massimo 1000 euro, ma aspetta, non è che tu fai 1000 euro ad ora. E sai, dopo che sei stato controllato da un applicativo, ma se noi partiamo dal concetto rivoluzionario, tu dai un codice, anche una parte di persone inizia a ragionare. Vabbè, se volete io vi spiego anche un cartello. Quanti anni puoi fare? Al massimo il cucolo complessivo mensile è di 1000 euro. Se vuoi tagliare in pezzi da 10 euro, da 5 euro, 20 euro, questo è il concetto finanziario del metodo. Questo è il patrimonio cucinato di diritto della capitale. Vale.
no, sì, sì, la data e anche la data. La data è la data dei corretti. E le date dei corretti sono uscite. Poi ti aggiorno tra domani. Insomma, è piaciuto questa Thank you.
Yeah.
difendere anche da solo senza avvocato, non può fare in modo di difendere anche da solo senza avvocato per la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Diciamo che io sono sempre di vedo per gare con i miei conti, ci sta. Allora, senti che posso sapere, tu avresti potuto fare una domanda con una volta che non mi vedo Vale.
davvero era attraversato da raggi gamma da una parte all'altra della... Io mi sentivo il vento non sulla faccia e poi te va e poi dall'altra parte e poi dall'altra. No, proprio che fa attraversare. Cioè io mi sentivo le molecole che mi attraversavano la pancia quando io cercavo di dare il dedo da scalare. Che non vado lì a pubblicizzare il flusso acquisito, ma vado lì in funzione di quello di ascolto. Ma l'unica cosa che noi diciamo all'unisono sono quei quattro punti che hanno fatto circa 100 applicazioni. Dopodiché quando andiamo in tutte le cose, sono stato relativo quando passavo davanti ai passi degli aeroporti. Fino a 40 anni ero relativo. Quando è successo? Perché tutti vogliamo avere un certo avevo 16 anni. Chi sta attento magari a cavalli? E fino ad oggi non si è parlato di. Era una cosa modernissima, una cosa sperimentale. Infatti a me mi hanno sperimentato. Ma sperimentato bene. Infatti, i negri sono tutti quelli che sono stati più toccati dalle radiazioni. Allora, se ci sarà un altro paese che sarà. La mascella inferiore è la mascella superiore che era dove facevano, concentravano il sasso dei ragazzi. No, perché tutto qua. No, non passavo, cioè, io il rumore ce l'avevo nel 70. Okay.
No, 5 anni perché? Ah, 5 anni invece coma anafilattico. Ma hanno distruggato circa qualche centinaio di lettere. Di lettere, no? Io mi ritrovo un modo. Sei andato a stuzzicare un vespaio, che ha A quell'età lì, abitando in campagna, noi lavoravamo tutti, anche a 3 anni. A 3 anni portavo un vino in campagna che operai. E io non lo bevevo. Era troppo forte. A 5 anni invece stavo portando le vacche alla stalla, ero andato a prendere il mio cugino al pascolo, e queste vacche, che erano parecchie, esorbitavano dalla carareccia, diciamo così. Una di queste ha pestato un vespaio di quelli da terra, è uscito poi una nuvola di armi. Mio cugino, che aveva 3-4 anni più di me, 7-8 anni, ha cominciato a correre le gambe in spalla e ha scappato. Io avevo 5 anni che poi corri e mi hanno accappato, l'hanno distrutto. Ma chi ti ha trovato? E poi mi hanno portato immediatamente all'ospedale e poi sono riuscito a me. Cioè non era il momento del turismo. Ma proprio te vogliono da quell'altra parte, sei 5 volte, 6 volte, non è possibile. Allora, la moto ne mancano due, no, queste sono le prime due. L'altra grossa, importante, è stata l'ultima, ecco, dolce. Sono stato 4 mesi, forse ho piaccio, ma di brutto proprio, perché un dolore è insostenibile. Herpes. Ma è iniziato dove? Internamente? No, esterno, mi prendevo dal gluteo fino alla punta dell'arco. Come Sant'Antonio, specie di fosso. L'altro non mi ricordo un po', qual era? La moto, 4 con la moto, 5 non mi ricordo più qual era. Ma ti ricoverano sempre in ospedali differenti, perché sì. Sennò quelli che ti vedono che ti buttano via, oddio! C'era mia madre e mio ragazzo che era disperato. Era disperato perché oltre alle malattie che combinavo di tutti i colori. A chi? La tua? Mia madre. La mamma. Pensa alla moglie come. Allora si pensa alla moglie. Alla fine ho fatto un mese di più.
mio figlio, il primogenito, mi manda a chiamare la scuola: signore, guardi che suo figlio non viene a scuola da un bel po' di tempo. Faccio: chi siamo? Era il secondo anno istituto per l'alimentazione. Ma perché non vai a scuola? Ma lo dico che da un sacco di giorni che non vai a scuola, ma perché? Perché ho finito il libretto delle giustificazioni. Pure prima non c'era la scuola, solo che si è giustificato. Ho detto: sai che c'è di nuovo in questa casa? Parassiti non se ne crescono. O studi o lavori, che vuoi fare? Ciao. A 14 anni. O studi o lavori. Ah, io invece poi, sempre per l'ordine che avevo detto, cioè ragazze, musica, politica e scuola, c'erano degli impegni, facevamo, abbiamo fatto vari contratti con Tia, per esempio l'ultima volta che abbiamo parlato in pubblico, è stato in una tempo, qua a Roma, che adesso non esiste più, si chiamava Via della Vedova, sì. Vabbè, e lì abbiamo trovato insieme a Isabella Giugini, tu ti ricordi Isabella Giugini? Sì, no. C'era una bella, la cantante, sì. Era con Mina, era famosissima, non ti ricordi. Isabella Giugini, c'era lui la scena, eliminava pure la cosa, la Mina. Eliminava anche, c'era la cantante, la... un'automobile netta, cioè per quanto oggi 30.000 euro. Complimenti. È stato l'apice, perché normalmente le cose, perché normalmente le andavano da 400.000 euro, 400.000 lire. Secondo quindi una macchina costava milioni ancora, quindi conto 20.000 Solo questo, per esempio, delle volte noi c'eravamo il pullman con tutti gli strumenti e andavamo chiamando.
Pronto, porta in via. Sì, hanno
so che ci sono un sacco di milonghe. Ve lo dico, sono qui per dirlo, però era
trasformate secondo uno schema mentale che però non è più lo schema mentale attuale, perché è stato diciamo organizzato, pensato e programmato 3, 4, 500, 1000 anni fa, dove la cultura, la tecnologia, la scienza era cosa completamente diversa, e per cui ha assunto per le menti che vedevano quegli eventi in quel momento lì delle determinate connotazioni, ma noi oggi che abbiamo conoscenze superiori possiamo rimodellarle in maniera diversa. Non so se è chiaro il concetto. Sì, certamente. Più attuale. Non sappiamo se superiori, diciamo diverse, forse andiamo. Arriviamo alla segna. La segna è questo. Questo qua. Questo è un assegnato da 15 sol. Allora leggo che cosa c'è scritto. De men nationaux assignat de 15 sol payable porter. E poi c'è la firma di Racine, e c'è qui una precisazione che dice la loi punit le de mort le confacteurs. E questa è del 1790, per esattezza. Dopo la rivoluzione. No, all'interno della rivoluzione, nel momento clou della rivoluzione. E dice, state attenti che vi famo la pelle. Ecco. E dice infatti, loi du janvier 1792. La nazione recompensa le denuncier, cioè quelli che fanno le denunce. Quindi, come vedete oggi, qua, anche oggi, c'è qualcuno che deve fare le denunce e fare la spia. Quindi niente di nuovo sotto il sole. Sempre qualcosa che già esistito, riproposto sotto una forma leggermente diversa. Ma qui non c'è scritto, ma ve lo dico io, quelli che non accettavano questi pezzi di carta, poi vi dico che cosa erano esattamente, venivano mandati direttamente alla ghigliottina. È chiaro? Con i soldi non si scherza. Lo dicevano anche i traditori d'assalto assassinati nel 92. Sui la jean, non sui la femme. Avevano capito perfettamente. Ma non era una novità, era qualcosa che già esisteva, ed è questa è una delle fasi terminali, che già nel 1252 esistevano queste cose qua. Però queste cose qua hanno una funzione. Allora, questo qui è, come abbiamo detto, l'assignat, ma l'assignat ha avuto varie, diciamo, essenze, varie, come posso dire, varie precisazioni interiori, diciamo, concettuali, no? Ha avuto una deriva, una progressiva, un progressivo cambiamento. E questo cambiamento ha portato, perché è stato fatto intanto? Ma la cosa è semplice. In ogni situazione di crisi economica finanziaria, in tutte, come adesso ad esempio anche in questo momento attuale, che noi non lo vediamo ma poi ci arriviamo, dopo vi dico qualcosa, in questo momento come allora c'era una crisi da battere i denti, tant'è che è scoppiata la rivoluzione francese per fame, l'attacco ai forni e poi alla Bastiglia, no? Quindi che cosa è successo? È successo qualcosa di veramente grave che ha indotto i cittadini a rifiutare lo Stato e a opporsi alle norme, alle regole, alle leggi, e lo Stato a sua volta a disobbedire alle sue stesse leggi e attaccare il popolo, a attaccarlo sparando all'altezza d'uomo. Quindi non è che scherzavano, ammazzavano le persone che da una parte volevano ribellarsi, dall'altra cercavano di controllarlo. Come sta succedendo anche in Ucraina, né più né meno, è cambiato solo, diciamo, alcune manifestazioni, sono cambiate alcune modalità di essere, ma quello è. Perché allora sono nati questi assignati? Perché lo Stato, la monarchia francese, non aveva più denaro sufficiente per dare contributi a lenire la fame del popolo, e quindi, siccome la plebe, come dicevano i romani, era priva di ogni sostentamento,
l'Assemblea Generale aveva, costituente aveva previsto di dare un aiuto economico, come adesso c'è, che c'è adesso? Il reddito sociale, c'è il reddito di cittadinanza. Perché? Perché siamo in condizioni gravi, molto gravi, che se no nessuno avrebbe pensato in questo governo di infami di portare aiuto alla cittadinanza. È chiaro, no? E allora la stessa cosa fece l'Assemblea Generale Costituente e mise, che cosa aveva pensato? Questo a dire che è esattamente la stessa cosa. Che aveva pensato? Allora, quando ci fu il cambiamento da gold standard a fiat money, c'è stato un trapasso generazionale, proprio di essenza proprio corporea della modalità di emissione monetaria, perché prima quando c'era, vi diceva, il gold standard, c'era una emissione monetaria in base alla capitalizzazione aurea che c'era nei capo delle banche centrali. Quando questo non era più sufficiente, anche lì, sempre per ritornare in maniera un po' diversa, ma sempre sullo stesso concetto, non sapevano più come fare, perché non era più gestibile, ormai erano decenni che stampavano denaro oltre misura rispetto alle risorse auree, che cosa hanno fatto? Hanno detto, vabbè, no, svincoliamo, perché così noi adottiamo questo sistema del fiat money, per cui a quel punto possiamo stampare tutto il denaro che c'è in base alla necessità della compravendita, delle trattative di negoziazione che hanno bisogno i cittadini per comprare i beni che già stanno sul mercato o che sono fungibili dal mercato. È chiaro? Quindi niente più aggancio all'oro, niente più aggancio al dollaro, ma anche il dollaro ovviamente sciolto da qualunque vincolo, anche le monete in giro per il mondo, tutte quante fatte, emesse dalle banche centrali in funzione della necessità giornaliera del mercato degli scambi complessivi dell'economia nazionale. Quindi, che cosa succede? Succede che esisteva qualcosa da mangiare, anche in Francia, in quel momento lì, e che cosa fanno? Quello che sono fatto esattamente adesso, il signor Prodi nel 1992 e anche prima, già nell'82, aveva cominciato la dismissione dei beni delle società di Stato, cioè dell'ENI, dell'ECIM, eccetera, eccetera, eccetera. E che cosa aveva detto? Loro non l'hanno detto, il nostro signor Prodi, a finire con Draghi attuale, non l'hanno mai detto, hanno fatto esattamente la stessa cosa. Cioè hanno messo all'asta i beni dello Stato, all'epoca quelli del clero, che oramai era il più grande proprietario terriero di Francia, più del re di Francia, e a quel punto hanno quantificato questa quantità di beni del demanio dello Stato francese, in particolare di quello del clero francese, ma soprattutto, oltre agli altri punti, le sacrestie, le chiese, eccetera, eccetera, la cosa più importante che serviva come cespite per poi emettere questa moneta qua, questo assegnato, abbiamo detto prima, serviva anche le disponibilità delle risorse di tutta la popolazione francese all'interno dello Stato, cioè esattamente quello che fanno le banche centrali europee in particolare con l'euro, con le risorse che vengono quantificate e monetizzate. Cioè l'economia italiana, per esempio, che vale comunque l'ottavo posto a livello mondiale, per quantificarla e monetizzarla ci vuole un bel po', già solo di beni dei privati cittadini ci sono circa 4.500 miliardi di euro, che è più o meno il doppio di quello che hanno i tedeschi. Quindi non è che siamo così morti di fame. I nostri genitori, i nostri nonni hanno fatto un mazzo tanto, come si dice per essere volgari, per riuscire a mettere da parte la casa, la villetta, l'appartamento, tutto nel mattone ovviamente, la stragrande maggioranza nel mattone.
però è esattamente la stessa cosa che hanno fatto i francesi e anche altri, come abbiamo visto in altre occasioni, tipo Abraham Lincoln o il Führer Adolf Hitler. Niente di nuovo, ma questo è stato fatto dappertutto, in ogni luogo che potete immaginare, dove c'è un'economia sviluppata, ovviamente, è chiaro, non il baratto, ma un'economia negoziata. E quindi, che cosa hanno fatto? Hanno emesso dei buoni di Stato. Questi sono dei buoni di Stato, cioè la definizione non è questa, ma andando al concreto, questi sono i bot, che però, siccome valevano 1.000 lire, in Francia fino al 1795 vigeva il corso in corso della lira, libra, della libra o lira, non c'è, il franco è stato inventato nel, diciamo, inventato, sì, inventato nel 1796, fino al 1795, quindi in piena rivoluzione francese, era ancora la libra o lira, e veniva emessa questo assegna inizialmente per i primi 5-6 mesi, è stato emesso con un titolo da 1.000 lire. E poi, siccome veniva usato come titolo di scambio e non come buono del tesoro, cioè non è che la gente lo metteva nel sottoscala, dentro al mattone, sotto al mattone, così, lo metteva, invece, siccome la fame era tanta e non c'erano altre risorse, lo negoziavano e era un taglio enorme di una quantità, in effetti, conto da 5.000 euro, 8.000, 10.000 euro a quali, però io mi ricordo mia madre quando io avevo 8, 9, 10 anni, mio padre aveva un buono stipendio, all'epoca era attorno a 58, 60, cioè uno stipendio attorno alle 36.000 lire, che all'epoca era un onesto stipendio di un impiegato. E siccome però non mi ricordo per qualche motivo, avevamo avuto delle spese, diciamo, impreviste, ci siamo trovati un po' in difficoltà e, come noi, anche tanta altra gente lo faceva, che cosa faceva? Andava dal norcino del luogo, che era quello, diciamo, l'alimentarista che aveva la bottega vicino casa, che si fidava, che sapevano che tu abitavi lì e non scappavi via, cioè, facevano il conto, arrivano un conto e alla fine del mese, quando prendevi il servizio, ti pagava. La signora, fra qualche anno, lo ricorda anche lei sicuramente, se non direttamente l'ha sentito dire. Era così, cioè praticamente i contadini, i norcini, gli alimentaristi si insegnavano, e uno andava sulla fiducia per l'altro, perché non c'era scontrino fiscale, cioè gli aveva speso 180 lire, ok, 180 lire il giorno successivo e così via. Questo per dire però che appunto non c'era la disponibilità e quindi si utilizzavano vari mezzi, come quello appunto di aprire un conto da norcino. E questa era la prassi che usavano anche i francesi quando l'assegnato era di 1.000 lire. Viceversa poi, visto che la cosa funzionava bene, la cosa importante da dire è che per capire anche l'altro aspetto importante della questione, è che inizialmente questi beni presi come risorse da cespite per poi mettere questi assegnati, era un valore stimato di circa 3 miliardi di lire, e avevano stabilito, Necker, che era ministro delle finanze, aveva stabilito che questo valore di circa 3 miliardi poteva essere, diciamo, fattivamente utilizzato con una prima emissione da 400 milioni di lire. La cosa andava così bene, però, che a un certo punto, dopo qualche mese, come abbiamo detto, la cosa ha preso la mano del Ministero del Tesoro, del Ministero delle Finanze, eccetera, eccetera, che siccome la cosa funzionava e la tecnica di difesa della immagine e della diciamo, grafia della banconota era, diciamo, non facilmente difendibile, per cui praticamente incominciarono a sorgere una marea
di malfattori, appunto, come dice anche qua, di falsari, per cui praticamente nel giro di qualche anno si sono ritrovati per varie cause, oltre al falsario, diciamo, indipendente, no? Che agiva in proprio, perché era magari bravo, perché faceva il pittore, che ne so, cose del genere, quindi lo riusciva a riprodurre bene. Nel frattempo bisogna ricordarsi due eventi importanti: la rivolta controrivoluzionaria della Vandea, che all'epoca, non so se c'è presente la situazione, cioè ha diciamo, preso le armi contro la fazione parigina della Comune e poi della Rivoluzione, per cui c'è stata questa lotta che è durata quasi un anno e mezzo, adesso non mi ricordo bene, quel po' di tempo, in cui le due fazioni si sono scontrate, la Vandea ha perso, ma mentre perdeva ha fatto quello che anche gli americani ha fatto nel 45, e cioè i giapponesi, ha fatto nel 45, i giapponesi hanno stampato miliardi e miliardi e miliardi di dollari statunitensi. C'è un film carino, molto simpatico, con Bud Spencer e Terence Hill, in cui loro sono in un'isola sperduta nella Polinesia, da quelle parti lì, e lì trovano, per una serie di circostanze stranissime, questo tesoro di dollari a montagne, no? E quindi perché? Perché l'avevano capito anche i landeani, ma soprattutto l'avevano capito anche gli inglesi, tant'è che sui 3 miliardi, abbiamo detto, come massimo di esposizione che poteva essere fatto, la Vandea ne aveva, prima nell'arco di un anno e mezzo, ne aveva stampati circa 10 miliardi, e l'Inghilterra, che era in lotta, in guerra in quel momento, non in quel momento direttamente, ma è sempre stata nemica acerrima, e siccome i vandeani, diciamo i capi della Vandea, si erano rifugiati con l'Inghilterra, dall'Inghilterra avevano stampato altri 45 miliardi di lire, contro lo Stato francese. Questo per dire che una serie di azioni, ma il più importante, che in realtà è vero, da studi che poi sono stati fatti, che la lira, e le lire relative a cui assegnà nel corso di questi 4 anni in cui è durato il corso forzoso dell'assegnà, avevano perso circa il 60% del valore, ma come abbiamo detto l'hanno perso in funzione di 55 miliardi quando ne erano previsti 3, quindi e torno, arrivo a 30-40 anni fa. Io mi ricordo benissimo quando mio padre, che aveva venduto un terreno e aveva una trentina di milioni in banca, no, dico una sessantina di milioni in banca, tutte le settimane andava in banca a vedere la quotazione, della lira in quel momento, proprio in quel giorno particolare, perché la lira in quel momento lì viaggiava con un'inflazione che andava dal 20 al 30%, ma ufficiale, quella reale era anche più alta. Questo per dire che lo Stato italiano ha creato la terza o quarta potenza commerciale industriale mondiale con la svalutazione controllata, cioè controllava la svalutazione del 20-30%, interveniva nei momenti in cui c'era da comprare lire più o meno, e con questo sistema ha creato, nonostante la grande disponibilità di denaro sul mercato, ha creato la vera potenza industriale e commerciale italiana, quella che ancora noi oggi in qualche modo sfruttiamo, nonostante tutto quello che le vicende che sono successe. Quindi questo per dire che in ogni epoca, e lo dico e lo ribadisco un'altra volta, non è il denaro che c'è in circolazione che permette un crollo del sistema finanziario economico, o diciamo come conseguenza c'è questo possibile ineluttabile risultato. È così,
ma è anche, sicuramente il rischio c'è, ma quello che è più importante è che invece crea volano economico, crea un grande volano economico che è, ha i suoi limiti solo nella disponibilità delle materie prime, dell'energia e del know-how, perché quando hai questi tre elementi a disposizione, diciamo, la quantità di volume di monetaggio che c'è all'interno del mercato in cui opera è relativo e subordinato e secondario rispetto a questi tre elementi che sto dicendo. Quindi quello che oggi è un problema creato ad arte, perché se da una parte c'è la crisi economica, c'è la guerra in Ucraina, c'è un'altra ventina di guerre, c'è un'altra ventina di guerre di cui nessuno parla, in atto 70. Però siccome al potere serve di terrorizzare l'opinione pubblica attraverso il fantasma della guerra, va bene tutto, cioè tutto focalizzato lì. Fino all'altro ieri era con il Covid, la malattia, il contagio, no, eccetera. Oggi né più né meno ci stanno distruggendo la tranquillità interiore soprattutto delle persone più semplici, terrorizzandole con l'eventualità di un possibile coinvolgimento anche dell'Europa a questa guerra. Allora, non voglio deviare, che ci sarebbero molte cose da dire su questo, non lo voglio affrontare, diciamo, divaghiamo troppo. Quello che è importante, con questo esempio, ma ne potrei fare anche di altre centinaia, in tutto il mondo, perché in altre occasioni ho parlato di Abramo Lincoln quando emise il Greenback, in altre occasioni ho parlato del MEFO, non mi veniva la parola, ecco, il MEFO è l'acronimo anche lì di una moneta, diciamo, alternativa tipo questa. Anche lì erano quattro grandi fondatori, quattro grandi industriali che avevano messo in piedi questa cooperativa, diciamo consorzio, ecco, diciamo così, fra cui c'era anche l'acciaierie che producevano i cannoni, quelle famose note, e che pagavano gli operai mensilmente, dando a loro una cosa del genere, un assegnato con un altro nome, si chiama appunto MEFO, che permetteva di andare dal norcino, saldare il debito e poi magari avanzare qualcosa per comprare il cappotto al bambino o qualche cosa del genere. Ecco, questo è stato fatto molte volte, in molte epoche, sotto tutte le latitudini, a partire, ad esempio, si potrebbe parlare di Carlo Magno, si potrebbe parlare pure di Nerone, di Settimio Severo, cioè tutti quelli che hanno avuto il coraggio di affrontare una revisione delle modalità di emissione monetaria. Anche Yeltsin lo fece. Chi? Yeltsin, quando è caduto. Non ho capito chi è? Yeltsin, la Russia di Yeltsin. Quando... Ah, Yeltsin, non avevo capito. Sì, sì, certo. Quando gettò la moneta a pala di l'helicopter money, si chiamava, perché dette a ogni cittadino 10.000 rubli da spendere per rinvigorire quella che era oramai l'economia morta. Esattamente. Sì, nel 1994, mi pare, 93-94. Quindi questi escamotage, chiamiamo così, allora quello di Yeltsin è un certo tipo di fronteggiamento della difficoltà in una fase già ormai estremamente recessiva e agonizzante. Qua invece parliamo di economie ancora attive, ancora funzionanti e funzionali, però tutte, diciamo, a ogni crisi economica, salvo che non arrivi una carestia come avveniva in epoca antica o anche per esempio la rivoluzione francese, ha avuto come una delle concause, non la prima ma una delle più importanti, il fatto che sia esploso il vulcano di cui c'è un nome stranissimo, difficilissimo, in Islanda, che nel 1765
proiettò nello spazio, nell'atmosfera, milioni e miliardi di tonnellate di fumi, per cui l'economia europea fu ridotta alla miseria più assoluta, non per 5, 6 anni, 8 anni, parecchi anni, non fu raccolto praticamente nessun raccolto vegetale, cereale in particolare, per cui la gente moriva di fame primariamente per quella cosa lì. E poi ovviamente si sono accavallate anche con cavolo. Quindi nel 1765 avevo questa cosa, e poi nel 1789, a distanza di qualche anno, né più né meno quello che diceva lui. Cioè oggi la gente si sta detenendo, esaurendo i risparmi di una vita di risparmi propria e dei genitori, magari degli antenati che gli hanno lasciato il castello o così via, che però oggi la gente si deve rivendere a quattro soldi, fra l'altro, perché in un momento di crisi così merce sul mercato ce n'è quanta ne voglia a qualunque prezzo. Cosa che sto cercando di far capire a mia moglie, che vuole vendere la nostra villa. Non è commentato l'altro, guarda, sparami in testa piuttosto, detto, sparami in testa e poi da vendere, prima no, sparami. Quindi questo per dire, insomma, che ci sono dei momenti clou in cui alcune cose sono possibili e altre no. Allora arriviamo al dunque. Prima, parlando con alcuni amici mentre stavamo qui in attesa dell'arrivo degli altri e dell'inizio di questa mia, diciamo, spero interessante elucubrazione, abbiamo detto che ci sono vari modi di emissione monetaria. Qua abbiamo seminato alcuni. Quello che è importante, che l'amico Guido mi ha più volte citato stasera, è il fatto che la moneta è qualcosa di fiduciario. Cioè quando tu hai una pepita d'oro o un anello col diamante, se sei un esperto di oro e di diamanti sai quanto vale, se no prendi le fregature che è più difficile prendere in qualunque altro momento, perché ti pare che brilla parecchio, dice, ah, che bello, sto brillante, un bel diamante, sì, però alla fine è un fondo di bottiglia. Allora il problema è la fiducia, è sempre quella. Cioè, se io mi fido, tu puoi darmi qualunque cosa e io penso che sia falso, o ho le condizioni, le conoscenze, le esperienze per poter fare alcune cose e allora le faccio positivamente per me, oppure mi devo, diciamo, attenere e diciamo, affidare a qualcosa che regolarmente, socialmente, diciamo collettivamente, è unanimemente condiviso ed apprezzato, è chiaro, no? E quindi che cosa faccio? Mi rivolgo alla moneta o a un esperto, se c'è un esperto, mi pago l'esperto, ma se no è, diciamo, alla norma, a ciò che ufficialmente è riconosciuto e normato, no? E quindi però non sempre questo è possibile. Nel caso specifico ci sono delle situazioni appunto in cui non si può prescindere dal rivolgersi a qualcosa di istituzionale o quantomeno di convenzionale. E questo convenzionale, questo aspetto convenzionale, per esempio, è riconosciuto nella nota di banco, nel titolo o la nota di banco, nota di cambio, scusate, che hanno delle caratteristiche ben precise. Nel caso specifico qui abbiamo letto l'assegnato, no? Ma nell'assegnato qui c'è la firma del ministro delle finanze, del governatore, ci sono i bolli, c'è scritto de même nationaux. Ah, una cosa importante, mi è sfuggita, è che questa cosa qua, no, per esempio ancora, però sulla scorta di quello che abbiamo detto adesso, è stato fatto anche nella Repubblica Romana, quella che è stata fondata dai francesi all'inizio del 1797, e cioè la Repubblica Romana, quella che poi diciamo, è stata
esperienza nel 1815 con la sconfitta di Napoleone, ma a partire dal 1798 ovviamente questa era riconosciuta in livra francese, in Italia nella Repubblica Romana in particolare è stata riconosciuta in paoli o giuli, che sono due unità di misura dell'oro di 2 e 4 grammi, 2 grammi il paolo, 4 grammi il giulio, che erano i papi che avevano, diciamo, messo a regime questo tipo di conio. E la cosa importante è che questi coni di oro o di argento derivavano dal cestite dei territori di Enfiteusi. Sapete cos'è l'Enfiteusi? Pochi lo sanno. Vabbè, ve lo dico io sempre. L'Enfiteusi è una convenzione che lo Stato mette in atto nei confronti dei cittadini per concedere delle liberalità che altrimenti non avrebbero, come ad esempio l'utilizzo per il legnatico, tanto per dirne uno, o altre forme di sfruttamento di suoli pubblici, che però vengono utilizzati dalla cittadinanza. Nel corso poi dei secoli, a partire dal fine, diciamo dall'unità d'Italia, più o meno a partire dal 1890, poco dopo l'unità d'Italia, ci furono le assegnazioni di questi terreni diciamo comuni a non abbienti all'interno del territorio del comune di residenza, per cui questi terreni vennero poi dati utilizzo, in possesso, non in proprietà, perché poi quello successo dopo, in possesso, per cui praticamente si ritrovarono dei beni che prima erano di tutti e che poi sono diventati gratuitamente, nell'assegnazione originaria, territorio e possesso dei cittadini del comune di residenza, di quel comune di residenza. Quindi anche qui avevano qualcuno l'ha conosciuto come servizi, anche uso civico, uso civico. Eh? L'uso civico, sì, gli usi civici, ma l'enfiteusi è un po' diverso, sì, è molto diverso, è un po' diverso, quindi diciamo enfiteusi, non uso civico. Oddio, mi ha perso il filo, mi ha fatto perdere il filo. Che dobbiamo fare in sostanza? Stavo per affrontare un tema un po' diverso. Vabbè, cioè, questi usi civici prevedevano lo sfruttamento del suolo, ma non la proprietà. Quello che era importante per questi non abbienti era avere comunque l'utilizzo e le risorse che se ne potevano ricavare. Ah, ecco, stavo arrivando. La cosa da rilevare importante rispetto all'assegnà francese è che qui parlano di demanio nazionale, che è qualcosa di proprietà dello Stato. Viceversa, l'enfiteusi non è proprietà né dello Stato né del singolo, ma della comunità dei cittadini di quel comune. È un concetto apparentemente insignificante, ma molto importante. Questo per dire che a sostegno della fiducia, in realtà questi della Repubblica Romana non erano basati su niente. Non so se è chiaro il concetto, perché non era né proprietà né del comune né dello Stato né dei cittadini, ma di un singolo cittadino, che garantiva però l'emissione pubblica del denaro per la Repubblica Romana. Non so se è chiaro il concetto. Non so che è complicato, ma sono sottigliezze che cambiano da così a così gli aspetti delle questioni. Non è cosa di poco conto, è di poco conto, insignificante apparentemente, ma è rivoluzionaria come concetto,
perché è sulla stessa base del Fiat Money, cioè non c'è niente sottoposto da cui originare questo valore. Ha detto bene, la fiducia, perché è la fiducia. Si fidavano, perché se no è la fiducia. Adesso. E allora arriviamo alla fiducia. Arriviamo alla fiducia. Arriviamo alla fiducia. Ovviamente, volevo leggere questa cosa, ma a questo punto non so se valga la pena o meno. Vabbè, diciamo in linea di massima ho detto le cose essenziali a proposito dell'assegnato. Quello che è importante a questo punto è stabilire le modalità dei ruoli. Allora, c'è uno Stato che, come abbiamo visto, non garantisce niente, solo il nome, ci mette solo il nome, alla base del cespite non c'è niente. Quindi la fiducia nasce solo per il fatto che uno pensa che lo Stato non tradisce, e invece questo molte volte è successo, molte volte, come sta succedendo adesso. Lo Stato ci sta tradendo. L'abbiamo ben compreso. Guardate, io vado in giro. Non solo lo Stato, tutti c'è. Ma no, io vado in giro. Vado in giro con questo malloppo qua. Da sempre, da 2 anni. Andrea lo sa. Abbiamo fatto insieme io e Andrea questo bigliettino in cui c'è scritto mentono e qua dietro c'è scritto mentono e tradiscono. E l'abbiamo fatto quasi 3 anni fa. A settembre di 3 anni già. Quindi questo per dire che sappiamo bene che non fanno gli nostri interessi, fanno gli interessi di altri. Oggi sappiamo anche nomi e cognomi, per carità, però ovviamente è talmente forte la loro posizione giuridica, la loro posizione di appoggio internazionale, eccetera, eccetera, per cui praticamente da soli non possiamo fare niente, però insieme qualcosa possiamo fare. Poi quello lo vediamo. Ed è quello che saremo per fare. Quello che sto proponendo io è una rivolta non armata, ma è una rivolta, uno che è ateo e che è come me, anarchico e così via, può proporre qualcosa che non sia eretico. Ecco. Allora, quello che è importante stabilire è quanto chi occupa dei ruoli, e questi ruoli a che servono, se hanno una funzione o no. Allora, abbiamo visto che nell'euro per i primi anni, per i primi 3 o 4 anni, avete visto che tutte le banconote, abbiamo visto qua che qui ci sono delle firme, c'è una data, c'è un riferimento a una legge che ha permesso l'emissione di questa cosa qua, eccetera, eccetera. Quindi questo è un titolo, questo si chiama, oltre che assegnare, è un titolo, e in particolare è un titolo al portatore. Ovviamente queste cose qua ve le dico io, ma penso che pochi ve l'abbiano mai detto. La banconota, quella vera, qui fra l'altro c'erano alcuni assegnati in cui c'era scritto falso assegnato per evitare di essere condannati a morte, perché c'è scritto che è falso, non so se è chiaro, perché quelli che stampavano erano condannati a morte. Però se uno scriveva falso assegnato, diceva la verità, diceva, io l'ho preso così che vuoi da me. Questo per dire i risvolti della mente umana nei rapporti e nelle correlazioni semantiche. Cioè la parola è determinante in una società. Qualcuno, prima leggevo che Giuliano, il gran maestro Giuliano, oddio, come si chiama? Di Bernardo, era un filosofo che si occupava della normativa, della filosofia della normativa. Diceva che no, esiste uno studio di ricerca di filosofia della normativa. Vabbè, qui entriamo troppo nel dettaglio, però solo per dire che esistono anche queste cose qua. Però quello per dire anche che le norme vanno interpretate anche sotto il profilo filosofico, cioè la parola non è fine a se stessa, una parola ha una potenza, lo diceva anche qualcuno prima di me, che ha la forza di una spada, di più di una spada, lo diceva Gesù Cristo, no? O no? Anche? No, vabbè.
la importanza che lo dicono anche altri, meglio non nominarli, vabbè. Insomma, quello che è importante sapere è che bisogna definire esattamente il concetto, perché una volta che è definito, quello è una pietra miliare, non si sgarra più. Se in una norma si dice tu non puoi stampare le monete cartacee, io le stampo, vado in galera, adesso prima mi tagliavano la testa. E quindi bisogna che uno osservi le leggi oppure faccia in modo di rendere le leggi obsolete e magari di interpretarle in maniera legale, logica, razionale, semanticamente sostenibile, che però, diciamo, sovverta il sistema precedente che lo vietava. È chiaro? Sì. E allora la cambiale sociale, tralascio anche i ragionamenti che sennò vi annoio anche. L'analisi storica è fondamentale. Eh? L'analisi storica è fondamentale. Guarda, se parli cosa, non ti senti? L'analisi storica è fondamentale. Certo, è fondamentale. Vedete che riescono le derivazioni, non come arriva a un certo punto, perché uno nasce vergine e poi muore non vergine a 80 anni. C'è tutta una serie di passaggi obbligati che devi, una specie di forche cagudine che devi passare per riuscire a portare avanti la pellaccia fino a 80 anni, dei condizionamenti che ti comprometteranno in qualche modo, no? Normale. Però uno che parte dice quello è un compromesso, dice quello è un delinquente, invece no, magari è nato vergine come tutti nasciamo vergini, no? Però c'è qualcuno che si mantiene vergine fino a 20 anni, a 30 o mai addirittura, no? Per qualche motivo. Allora occorre entrare nei termini del documento. Nel caso specifico, il titolo, come abbiamo detto, ha queste caratteristiche. La moneta ufficiale legale ha anche delle caratteristiche uguali esattamente le stesse del titolo. Cioè, la moneta è un titolo al portatore, esattamente come la segnale. Quello che cambia sono alcune particolarità, ma voi vi ricordate, dicevo prima, 4-5 anni dopo, fino a 4-5 anni dopo l'uscita dell'euro, nell'euro addirittura non c'era neppure la firma del governatore della Banca Centrale Europea, lo ricordate? Non c'era, infatti noi di Alto Mediterraneo l'abbiamo contestato in più occasioni e evidentemente se le denunce che abbiamo fatto ai tribunali internazionali sono arrivate anche alla radice, sono arrivati anche al destinatario, perché poi la cosa è cambiata, perché mentre prima, diciamo, l'unico sistema che impediva la stampa in serie di banconote euro era il fatto che c'era il CID del copyright ed era quello che limitava ed eliminava la stampa di altre milioni di copie di banconote dell'euro, poi non è stato bastevole quello, perché abbiamo fatto tutta una serie di osservazioni, non è qui il caso di andare a esaminare, per cui praticamente è uscito questa necessità da parte del governatore di mettere un numero di serie serio, di citare una legge seria per le emissioni volta per volta, e poi di mettere il nome di Mario Draghi, adesso è cambiato da qualche tempo, non mi ricordo più chi è, finalmente è diventata una banconota, mentre prima si poteva falsificare quante volte uno voleva se non ci fosse stato solo e semplicemente il cerchietto del copyright. Adesso finalmente è cambiato, però questo la dice lunga su tutta una serie, potrei citare, come ho detto anche prima, il Greenback, e anche lì c'erano tutta una serie di cose. Lì nel Greenback, nel retro, nella facciata davanti c'era il solito dollaro americano, no? Né più né meno, come tutti quelli che sono stati emessi dal 1834, mi pare, non mi ricordo più bene, c'era un dollaro e basta. Dietro c'era tutta una serie di informazioni tipo questa, la legge di riferimento, ma addirittura, siccome erano emessi, adesso mi confondo un po' l'idea, ma lo devo fare, così si capisce
che ci sono tantissimi modi. No, faccia, non ci confonda le idee. Ci sono tantissimi modi di interpretare questo stesso strumento. Lì addirittura ci furono 3 emissioni di questo Greenback, dove addirittura in ognuna di queste emissioni diverse c'era un premio, ecco una cosa importante, che poi ne riparliamo, un premio a vantaggio, esattamente come quando c'era la valutazione del 20-30% all'anno per l'inflazione, eccetera. Qua c'era un'inflazione controllata che variava, e variava in queste 3 occasioni, dal 5 all'8%, in cui si diceva che quando alla scadenza, perché dovevano durare, non ricordo se 2 anni, una cosa del genere, alla scadenza riportarle alla banca centrale, che manco esisteva, allora c'era la banca diversa, adesso non mi riesco a ricordare, e questa cosa qua, praticamente questi titoli, che erano titoli di Stato, banconote, ma anche titoli di Stato, lì c'era scritto che con quella banconota si potevano pagare i debiti propri, quindi le tasse, si potevano pagare, e adesso qualcuno sta parlando, per esempio Mimmo Galloni e altri parlano anche di quelli dell'MTT, che parlano di emettere denaro a fronte delle tasse da pagare, no? O dei crediti da ricevere dallo Stato. Quindi ecco, queste cose qua venivano poi alla fine di questo viaggio di 2 anni ritirate dallo Stato e pagate, si volevano pagare, quindi si volevano conservare per 2 anni, ma dopo 2 anni la gente poteva pagare tasse ed è già un modo di pagare, di utilizzare quella risorsa. Non so se è chiaro. Dopodiché quelli che invece non pagavano, non, diciamo, rimanevano dal pagamento effettuato delle tasse, venivano premiati con il 3, 4, 5 fino all'8% nelle varie emissioni diversamente una volta dall'altra. Quindi questo per dire che ci sono molti modi di emettere le monete e di farle appetire. E quella più appetibile quale può essere? Quella che ha fatto Yeltsin, cioè ti regalo 10.000 euro e non c'ho bisogno di niente. Ti regalo 10.000 euro perché serve per mettere di nuovo in sesto l'economia nazionale. Ci sarà qualcuno che accumula questi 10.000, qualcuno che si arricchisce sicuramente, perché che ne so, aveva prestato i soldi prima di questo evento a quelli che stavano morendo di fame, o 1.000 altre motivazioni, qualcuno che sicuramente, la stessa cosa è successa per gli assegnati. Questi assegnati non è che li comprava. Ah, allora, una cosa importante, gli assegnati venivano pagati in moneta d'argento, le lire erano in argento, quindi non è che tutta la gente che affamata cioè aveva i soldi in denaro d'argento per poter comprare gli assegnati. Chi li comprava gli assegnati? Quelli che avevano l'argento. E chi era che aveva l'argento? Oh, sempre i soldi. I ricchi. Sempre i soldi. Sempre i soldi che c'è. Però c'è gente. Allora, fai conto che c'era Twillera, che era anche vescovo, oltre che essere deputato e ministro, era pure vescovo. Però da deputato e da ministro è stato uno di quelli che ha votato la legge sulla sottrazione dei beni al clero. A lui che era vescovo, però è appunto questo per dire che era una persona che aveva una coerenza, una grande coerenza, pure era passato per essere un volta gabbana di quelli epocali, perché ha fatto tutto, lasciamo perdere, cioè, fatto sta che in quello che non è lì appunto si è manifestata questa potenzialità, cioè di riuscire a convertire gli assegnati in proprietà, che poi venivano assegnate le proprietà del demanio pubblico. Quindi uno si sceglieva un bel castello con 50-100 ettari di terreno attorno, magari per 4 soldi, comprandosi questi assegnati. Quindi in questo panorama sono emerse alcune cose, in questo scenario che ho delineato così a larghe linee, no? Che cosa? Quindi che cosa è appetibile in particolare? Quello che viene regalato. Allora dice, ma esiste una moneta regalata? Sì, è quello di Yeltsin. Ma non solo, lui non è stato l'unico. È stato il presidente dello Zimbabwe un po' di tempo fa. Quello che ha fatto una moneta piena, ha fatto una
fine, senti, tutti quelli che toccano il denaro pure a me faranno la pelle probabile, eh. Io sono preparato da molti anni. Sì, è possibile. Se tu dai fastidio e tocchi gli interessi di quelli che hanno 5.000 miliardi di dollari da parte, o in beni, in risorse, eccetera, quello qualcosa fa, non è che sta lì impunito. A quello che era recluso nell'ambasciata equatoriana fino a qualche tempo, Giuliano, adesso gli fanno la pelle, sicuro, 1.200. E quello ha parlato molto marginalmente della moneta, ha parlato di tantissime cose, ma molto marginalmente della moneta, però quello che ha detto sulla moneta è stato grave, imperdonabile, da loro, ovviamente. Allora, quindi... Chi ha detto sulla moneta? No, le domande dopo, perché sennò perdo il filo, non mi sono fatto neanche un... come si dice? Un... Caravaggio, ecco, bravo. Sì, non me lo sono fatto, perché ho detto l'abbraccio così come capita. Vabbè, allora, quindi, che cosa è importante? L'appetibilità per prima cosa. Uno dove va a fare la spesa? Dove c'è il prezzo migliore per prima cosa? Poi va pure dove c'è la merce migliore, con tutti i passaggi tra l'uno e l'altro. Però la prima cosa che vai a vedere, andiamo a vedere quello che costa poco, magari è anche buono, no? Se è buono, preferisco comprarlo lì che andare a spendere da un'altra parte. Quindi la stessa cosa vale per le monete. Appunto c'era Abramo Lincoln, che non era l'ultimo coglione del mondo, era una persona sicuramente di grande spessore, aveva capito che alcune passioni sono importanti, alcune pulsioni per la cittadinanza è importante, che è quella che si dirige le masse verso una scelta piuttosto che un'altra. E allora io che ti do, Yeltsin, da 10.000 euro. Orazio Ferniani, attraverso la cambiale sociale, da 1.000 euro al mese gratis. È chiaro, non le posso dare io di tasca mia, però posso coinvolgere un numero concreto e, diciamo, importante, rilevante, di persone che all'interno di un circuito pagano le risorse che ci stanno già dentro, perché oggi questa è la moneta. La moneta serve e viene emessa, perché qui c'è un libro, la Banca d'Italia domattina dice c'è la possibilità di comprare il libro d'Orazio a 20 euro e sta ancora, che ne so, 2.000 euro per comprare 100 libri. E questo è questo, cioè la ricchezza, il valore sta qua, non sta dentro la banconota. La banconota serve solo come diciamo busta di passaggio del valore, è una busta di per sé la banconota, no? C'è un bellissimo racconto breve che ho inserito proprio qua di Louis Evan, non so se avete mai sentito nominare. Louis Evan è stato un economista importante canadese, oltre che un grande umanista, filantropo, eccetera, perché esistono anche personaggi di genere anche fra i banchieri. E lui ha scritto questo bellissimo pamphlet che ho inserito dentro qua, dove, che si chiama l'isola dei naufraghi. Lo scrisse attorno al 1950 più o meno, dove lui racconta l'episodio di 5 naufraghi che naufragano da una nave, da un veliero. Arrivano su quest'isola e cominciano, uno faceva il levatore, uno faceva il falegname, l'altro faceva, non mi ricordo che, insomma, c'aveva 5 attività diverse e c'avevano queste 5 attività che loro barattavano l'uno con l'altro a seconda delle necessità, una volta rimanendo a debito uno, una volta rimanendo a debito l'altro, perché compensare nel baratto è difficile, e anzi impossibile, e alla fine... Insomma, c'erano questi problemi, erano problemi, diciamo, abbastanza irrilevanti, però c'era un problema di equità, ecco, diciamo così, no? A un certo punto, una notte di tempesta, naufraga un sesto naufrago, che era di un'etnia molto particolare, diciamo così. Era di un'etnia molto particolare, anche si presenta il giorno dopo questi 5 naufraghi, dice, guarda, io sono un economista. Dice no, faccio anche finanziatore, dice c'è dei problemi qua, dice guarda, ma io devo
cambiare queste merci, questi servizi, questi prodotti. Dice, guarda, non c'è problema, ecco, guarda, qui ho stampato un po' delle banconote, qua io ho le banconote, però quando sono arrivato io avevo come un forziere, l'ho nascosto per bene sottoterra in modo che nessuno lo trovi, e su quel tesoro di oro che ho lì posso stampare un certo numero di banconote, e io ve le do volentieri, ve le do al 10% l'anno di interesse. È carina questa favoletta, sì. Questa non te l'ho raccontata neanche a te, vero? Insomma, fatto sta, ti do, ve le presto al 10% l'anno, al che alla fine dell'anno erano 10 monete per uno, quindi erano 100, facciamo 100 euro a ciascuno, e dovevano dare 10 euro, no? E allora c'era qualcuno che si era sbilanciato, no? C'era chi aveva 150 euro, chi ce n'aveva solo 50, e però 10 euro l'hanno pagati tutti quanti. Passa un anno, passa due, passa tre, a un certo punto c'era qualcuno che non aveva più, c'era chi aveva 250 euro e chi non c'aveva più niente. Anche quello che voleva, il banchiere che voleva i 10 euro, dice no, guarda, allora mi dai o una tua cosa o mi fai un altro funzionamento col 10% sul 10%. Quindi 10% tasso francese, interesse su interesse. Ecco, è finita male. La chiudo qui solo per farvi capire come funziona il sistema attuale. Beh, sull'isola in 5 era più semplice farla finire, dargli un buon fine a questa cosa. Sì. Quando veniamo a cercare. Vabbè, quindi questo per dire che quello che è importante è la fiducia. Anche questo, il signore è lì, poi quei 5 primi naufraghi sono andati a cercare il tesoro, non c'era. E vi racconto pure un'altra favoletta che era una favoletta che usava Bigrit Kennedy, che era tedesca, non americana, e faceva l'economista, è morta una decina di anni fa, 15 anni fa. E questa raccontava questo episodio vero, ma che è solo poi preso come base per raccontare gli effetti della moneta. Allora lei raccontava che arrivava in una città dove faceva le conferenze e doveva dormire, perché probabilmente avrebbe finito tardi, per cui andare poi in viaggio di notte non se la sentiva, per cui prenotava un albergo. Va in un albergo, prenota questo albergo, 100 euro, ok, 100 euro. Lei esce, l'albergatore arriva, la moglie dice, ah, ma dai, sto 100 euro, dammi 100 euro che devo andare dalla Salta e gli devo dare 100 euro perché devo ritirare il vestito. Ok, va dalla Salta, la Salta a sua volta va dal parrucchiere, il parrucchiere va dal meccanico, il meccanico va dal rivenditore dei telefoni rubati, o comunque inventario, mi è venuto così adesso, va il rivenditore dei telefoni, quello immigrato clandestino, ecco, che vende telefoni un po' lavorati fra virgolette, e questo poi alla sera dice, ma sai che ti dico, io quasi quasi vado a dormire all'albergo, vado all'albergo e ritornano di 100 euro originali. Aspettate, finisce la conferenza, erano le 10 di sera, diciamo, quasi quasi la Bigrit Kennedy dice, mo quasi quasi vado alla casa, non mi fermo in albergo, vado all'albergo e dice, guarda, i 100 euro che ti ho dato il deposito me li riprendo, perché tanto vado a casa, non mi serve più. L'albergo gli dai 100 euro, la Bigrit se guarda i 100 euro, dice, oh, ma cavolo, ma sono falsi, è chiaro? No, non è chiaro. Cioè ha girato un circolo monetario non indifferente con una banconota che inizialmente non gli serviva, ma allo stesso tempo era pure falsa e la brucia.
preconcetti, ma soprattutto sulla fiducia cieca e inalterabile verso un'istituzione o con qualcuno che garantisce. Io vado di pranzo, mangio verso le 3, 3 e mezzo, molto tardi, e casualmente mi vedo un programma che si chiama Forum, dove dicono delle bestialità tremende, ma mi fa addormentare, ho mangiato perché va benissimo, e lì ci sono delle pubblicità in cui c'è un tizio che adesso non mi ricordo più come si chiama, che a un certo punto, che è un emerito ignorante, incompetente, incapace, eccetera, quindi fondamentalmente insostenibile, che dice, ve lo dice Giovanni, adesso non mi ricordo come si chiama, garantisco io. E la gente, che cosa mi vuoi garantire? Cioè, se io mi porto in tribunale, che vuoi garantire? Non c'hai il titolo, non c'hai competenza, non c'hai niente. Però lo dice, la gente ci crede, perché la gente non farebbero la pubblicità massiccia, continuativa, martellante, se non portasse degli utili, dei vantaggi, no? Quindi la gente ci crede. Basta proprio che dici, ve garantisco. E tu, ti vedono in televisione. Non sanno manco se sei italiano, se la televisione è italiana. Allora, per tornare a noi, quindi... Che cosa di meglio che dire io te lo regalo il denaro? Anche perché il denaro non vale niente. Quello che conta è quello che c'è un paio di occhiali su questo tavolo da vendere. Quello è il valore. È questo il cambiamento di focalizzazione che bisogna avere. Il valore è qualcos'altro che è concreto, che è comunque utilizzabile, fruibile per qualche cosa. La messa di ricordo del funerale del nonno di 10 anni fa. Non mi ricordo più che quando fai le preghiere per i morti, no? per ricordare un morto. Tu fai, paghi il prete, gli dai 100 euro, non lo so quello che vale, per dire una litania. Però per qualcuno c'è valore, gli dai 100 euro. Io gli darei, ma dico, guarda, dammi 100 euro se ti ascolto, se vuoi che ti ascolto. Esatto, ma io poi te la penso con te. Però c'è gente che lo fa. Allora, esatto. Qui bisogna cominciare a essere raziocinati, cioè a capire qual è l'elemento scatenante dell'azione, della motivazione dell'azione. Allora, per arrivare al punto cruciale in cui dobbiamo poi entrare nel merito, quello che è importante è questo. In questo momento abbiamo visto, un'altra precisazione, abbiamo visto che in tutte le epoche queste sono promesse di pagamento, titoli che si chiamano anche promesse di pagamento. Cioè io qui c'ho scritto che ti darò, che questo vale 15 sol e che se tu me lo ridai oppure mi compri l'equivalente, quindi io ti do un pezzo di terreno del demanio, te lo garantisco. Ma su tutte le banconote, voi guardate qua, su tutte le banconote, tutte queste banconote, c'è scritto pagabili a vista al portatore. Questa è una promessa di pagamento, non è un pagamento, è una promessa. E quale migliore promessa è quella ufficiale? Cioè questa. Questa è la promessa di pagamento ufficiale in 41 paesi al mondo. Questa vale in 41 paesi al mondo. Ve l'ha detto mai qualcuno? No, ha cambiato. Lo sapevate che c'è una moneta internazionale dal 1930? Questa. E chi la prende in Cina? Che sono la cambiale. Chi la onora questa cambiale? Allora. Da chi è riconosciuta? Dall'India, dal Brasile, dal Canada, da tutta Europa, dal Sudafrica. Ma noi siamo in Italia. Noi siamo in Italia. Anche in Italia. Ma è andata in disuso. Il cosiddetto boom economico italiano che ci ha portato ad essere la terza, quarta o quinta potenza mondiale economica, industriale ed economica, è stata fatta con 700 mila miliardi di lire ogni anno. Dallo Stato? No, dai cittadini italiani. I cittadini italiani
ogni anno dal 1955 al 1980, in circa 25 anni, ogni anno emettevano 700.000, da 700.000 alle 720.000 miliardi di lire. L'ha detto mai nessuno. Posso dire una cosa? Tu pensi che... Allora, se è funzionata, scusa, se ha funzionato con Carlo Magno, ha funzionato con Necker, ha funzionato con Abramo Lincoln, con Adolf Hitler, ma perché? Ha funzionato con la Repubblichina Italiana, la Repubblica di Moro e tutti gli altri. Ha funzionato. Perché non deve funzionare con noi? Ma alla fine la capitale comunque ha un corrispettivo in denaro. Guarda, sono diventato sordo, non sento più niente. Quindi o parli forte. Dico, la cambiale comunque alla fine ha come risultato un corrispettivo in denaro. La cambiale comunque alla fine ha come risultato un compenso in denaro, moneta. No. No, è una promessa. Allora, quindi è una promessa che può essere scambiata. Il 15% delle cambiali non era pagato, ma veniva usata per scambiare, cioè io posso trasferire la cambiale che mi ha dato Tizio, certo, a Caio, certo, per acquistare, certo, una cambiale. Esattamente come una banconota, esattamente come una banconota. Basta che sia trasferibile, capisci? Ma è trasferibile. Si gira. Anche a segno, la stessa funzione. Se non è trasferibile. Ah, lo conosci. Se non è trasferibile. Non trasferibile. No, questo è il sogno. Io personalmente di cambiare ne ho fatte nel corso della vita circa 250 milioni di lire. 250 tra l'80 e il 90. Mi ricordo che sono stato una serata intera con mia moglie a bruciare cambiali nel caminetto. Però come diciamo bene, sempre che li accettino come pagamento. Allora, aspettate un attimo, la cosa è solo cominciata. Scusate, allora la cosa è solo cominciata, perché adesso faremo poi anche un esperimento di come funziona, come vengono emesse, eccetera. Oddio, che mi era venuta in mente una cosa e non me la ricordo più. Sì, ma arriviamo all'auto pratico, cioè come. Sì, no, prima. Ecco, nel corso degli anni, come dicevo prima, appunto Guido anche, abbiamo avuto modo di scambiare idee, e anche tutti gli economisti conoscono, a partire dal 1944 fino al 1971 c'è stata tutta una metamorfosi, una serie di incontri bilaterali o multilaterali con i governatori delle banche d'Italia, i ministri delle finanze, del tesoro, di tutti i principali attori economici mondiali, quindi 15-20 economie mondiali, il G20. 44. Sì, ma diciamo. In uno erano 44, negli altri sono stati variabili. In uno, quella del 1944, del 4 giugno del 44, quello sì, certo. Però non entriamo in dettaglio, tanto non è influente. Allora, oddio, questo filo l'altro. nel corso degli anni sono cambiate molte cose a livello della finanza internazionale, delle misure monetarie, eccetera. Per cui a Camp David nell'agosto del 15 agosto del 1971 fu fatta, diciamo, la codifica e la convenzione internazionale in cui tutti gli aderenti di questi stati, in particolare i più più ricchi a livello mondiale, accettavano le condizioni dell'emissione monetaria del fiat money. Allora, che significa? Questa convenzione internazionale della cambiale è del 7 dicembre del 1930, che a Ginevra riunì appunto i 41 paesi che aderirono a questa convenzione, dove fu stipulata questa convenzione e ratificata poi con il Regio Decreto 1899 del 1933,
e diciamo già prima e poi successivamente ratificata da tutti i 41 aderenti a questo progetto. Quindi nel 41 vigeva in corso a livello mondiale il riconoscimento della moneta con il gold standard. Che cosa imponeva il gold standard? Imponeva, per esempio, tra le altre cose, di pagare alla scadenza dei cambiali andando a pagare l'equivalente del valore della cambiale in banca con moneta emessa in base alla ripartizione monetaria stabilita dal cespite da cui originava. Non so se è chiaro il concetto. Cioè io posso andavo a pagare la cambiale nel 1940, nel 1950 in banca con della banconota emessa con il sistema gold standard, quindi che aveva corrispondente deposito in oro nella banca centrale italiana o in indiana, dove era. Quindi era questo il motivo perché io dovevo pagare in moneta contante, perché i pagamenti, ricordiamocelo sempre, si fanno in moneta contante e non col POS. Ricordiamoci, questi signori, che finché vige la legge internazionale della Convenzione di Ginevra del 1936 vale la moneta coniata, manco quella banconota, proprio la lira d'argento, quello che sia, o comunque la moneta coniata col sistema gold standard. Io devo dare l'argent, come si dice in Francia, capito? Allora, quindi fino al 1971 vigeva quel procedimento lì, quella procedura lì, cioè io vado in banca a pagare la cambiale con l'oro, l'argento o la moneta legale. Chiaro? Dal 1971, e poi successivamente l'Italia è stata poi approvata nel 1991, 20 anni dopo, infatti qua in questo libro trovate la differenza con le emissioni italiane prima del 91 e poi dopo il 91, che c'è una didascalia completamente diversa. Le parole contano a livello giuridico, a livello internazionale, a livello politico, diplomatico, negoziale, di qualunque genere, le parole contano. Quindi, se le parole contano per l'ufficialità e per il regime e per il potere, contano per chiunque, anche per il cittadino. Quindi, quando io, in questo momento attuale, 2022, in cui vige il sistema fiat money, finché non lo cambiano, perché pare che finalmente se ne stanno accorgendo anche loro che questo sistema non funziona, ma il gold standard funziona ancora meno, ricordiamocelo sempre, teniamo ben presente. Quindi oggi se io pago con fiat money ufficiale, perché devo pagare con un fiat money che mi emetti tu Stato abusivamente, perché non c'è nessun controllo, e quando io pago una cambiale non è che vado a pagare un bene, vado a pagare un debito, dicono. In realtà il debito, se è stato creato con una moneta fiat money, non esiste, perché quello che conta è il bene che ho comprato, non la cambiale che ho emesso per pagarla. Lo so che è difficile riuscire, scardino, rovescio decine di ragionamenti che sono assodati e diciamo oramai integrati nel pensiero comune, però io penso col mio cervello e vi garantisco che in genere ho ragione. Quando vado in giudizio, e io ci sono stato molte volte in giudizio, ho sempre vinto, al limite ho pareggiato quando i giudici erano contrari. Quindi quando dico le cose, in genere le dico perché le ho sperimentate. Che dice? E ti sei difeso da solo in giudizio? No, io ho subito vari processi, quasi come Berlusconi, quasi come Berlusconi. Solo che Berlusconi c'aveva lo scuolo di avvocati dietro, io ero da uno. Hai istruito l'avvocato bene. Allora, quando c'è stata, quando il dollaro non era più, diciamo, sostenuto da loro dietro. Parli forte che se no non sento. Quando? Nel 71, quando c'è stato il dollaro che si è scacciato da loro, si è attaccato al petrolio però, dei paesi arabi, a qualcosa era attaccato, non era certo. Con la premessa che gli davano sia copertura militare e sia l'aumento del prezzo del petrolio.
chi quando io faccio una cosa diversa con questa cosa qua, cioè sì, qua non capisco cosa c'è dietro lì, quello che non capisco è quello che non si c'è la stessa cosa. Quale? Perché la proprietà non è dello Stato, è dei cittadini. La proprietà dello Stato non è dello Stato, è dei cittadini che delegano eventualmente a funzionari dello Stato o a istituzioni dello Stato. Ricordiamoci che la proprietà è individuale, articolo 1 della Costituzione è altro. È chiaro? Quindi la proprietà dello territorio dello Stato è del cittadino. Il demanio è del cittadino. Viceversa, il signor Prodi, dato per dirne uno, e altri successivamente hanno svenduto tutti i beni dello Stato, anche addirittura il Ministero del Tesoro è di proprietà dei cinesi. Abbiamo ben compreso questo. Le Poste Italiane è di proprietà dei cinesi. Quasi tutto l'alimentare italiano è di proprietà dei francesi. Quasi tutto il metalmeccanico italiano è tedesco. Dopo il 92, dopo Mani Pulite, il primo. Già, l'ha cominciato l'81, sì, già dall'81. Però sì, ha cominciato. Allora, sì, facciamo un attimo un break, così fate le domande e poi andiamo avanti. L'importante è che noi capiamo come si usa la cambiata, esatto, per evitare le ecco, facciamo qualche domanda e poi dopo partiamo. La domanda è questa. Ce lo spiega come si usa la cambiata? No, c'era. Non dovevi la domanda. Buonasera. Io. Una validità dal 1930. Parla più forte, io non lo sento, scusa. O avvicinati. Secondo lei questo c'è una validità dal 1930 nel confronto mondiale, ok? Quindi con una cambiale e l'escritta italiana, io, come sostenevo, vado in Arabia e non so se me la prendono. Qual è la banca? Non ho capito. Quale banca? Questa cambiale. Scusa, se tu parli di non ti sento, vieni a finire di fare la mia. Sì. Come fa un arabo per leggerla? Come può? Un'altra persona, di un'altra lingua, di un altro paese per riconoscere. Perché c'è una convenzione internazionale, cioè questa io la posso mettere in pagamento o presso di me, o presso, se io sono il trattore, il traente eventualmente, dovunque lui sia, seppure se è in Cambogia. In Cambogia si verrà attraverso il sistema bancario. In Brasile e essere pagati in Italia o viceversa di emetterla in Canada e essere pagati in India. Il formato è sempre lo stesso, il sole, eh? Il formato è sempre lo stesso, il sole. Non riesco a capire. No, nemmeno io capisco. Allora, facciamo un esempio pratico. Allora, formato. Io prendo uno di questi, come si fa ad avere uno di questi cambiali? Sì, allora. Le cambiali lui le conosce e sa come funzionano. Dico che c'è qualcuno che le conosce. Allora, le cambiali ufficiali. Vorrei fare dire chiedere una cosa. Posso? Sì, però aspetta, ma è mia. No, perché serve per spiegare questo. Allora, per vedere se ho capito io e se può essere utile anche agli altri per capire. Perché noi abbiamo sempre l'idea che poi la cambiale debba ridiventare dollari, euro, sterline, certo. Qualche cosa, perché per noi comunque il valore è sempre il denaro. Però in realtà, in base a quello che tu stai dicendo, il valore non è il denaro, perché il valore, se sono gli occhiali, certo, oppure la tua valigia, oppure la litania che dice il prete, oppure il servizio del medico o la consulenza di qualcun altro, quindi sono beni e servizi, allora io a quel punto non ho veramente bisogno che il mio pezzo di carta cambiale mi ridiventi euro, perché non è nell'euro il valore. Io l'euro lo utilizzo per acquistare qualcos'altro. Guarda, non è. Io se mi fai finire